da domani noi abbiamo, e vedete già alle mie spalle, la presenza delle 30 linee in più che abbiamo attivato da oggi, ma da domani avremo l'accesso di più di 5.300 persone che si sono prenotate già sul portale di Regione Lombardia. Questo risponde alle esigenze che l'unità di crisi sta chiedendo alle varie SST di garantire un aumento della capacità vaccinale dei vari territori. Noi sicuramente rispondiamo a quelle che sono le esigenze di questo territorio del sud della provincia di Varese, ma come vediamo è anche gradita la presenza di cittadini che arrivano anche da territori non della provincia. Questo perché Malpensa è strategicamente collocato in una zona facilmente raggiungibile anche dal nord della provincia di Milano. Quindi noi saremo attivi con 30 linee, più manteniamo attive le 10 linee che erano precedentemente attive, arrivando a garantire una capacità di 40 linee. Questo dovrebbe permettere di far fronte all'incremento richiesto dalla Regione Lombardia. E partirà anche la vaccinazione per i bambini. La vaccinazione ai bambini è su indicazione regionale, noi ci stiamo preparando per attivarla dal 16 di dicembre con 200 prenotazioni die dal lunedì al venerdì e 500 il sabato e 500 la domenica. Lo stiamo anche organizzando in modo di creare un'accoglienza particolare e una maggiore sicurezza del bambino con la presenza di pediatri che saranno, che daranno la loro disponibilità a essere presenti durante le ore di vaccinazione.